Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Dano, sono uno dei coach della Hunger Academy e vi do il ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell'ultima settimana. Come sempre vi invito a lasciarci un bel mi piace, iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella così da rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi contenuti. Grazie mille! Ciao, sono Andrea Unger, per molti anni ho sbattuto la testa sui mercati finché non ho sviluppato il mio metodo di trading automatico, lo stesso che mi ha permesso di diventare l'unico 4 volte campione del mondo di trading. Iscriviti al nostro canale per spunti e consigli gratuiti. Bene, in questo primo appuntamento del nuovo anno, il 2022, sull'analisi delle strategie del nostro portafoglio, voglio parlarvi di un mercato che ci ha dato buone soddisfazioni nel 2021, quindi nell'anno appena concluso, e in particolar modo voglio parlarvi di due strategie che si sono comportate molto bene, diciamo le migliori dell'anno su questo mercato. Entrambe condividono una sorta di logica di fondo di tipo bias, quindi si cercherà di entrare non in rottura o cercando di prendere per esempio dei rimbalzi, ma semplicemente allo scoccare di determinati orari della sessione. Partiamo dunque da questa prima strategia che voglio mostrarvi, è una strategia di breakout su barre orarie che, come detto, sfrutta il bias che vige all'interno della sessione dell'oro, quello per cui durante la prima parte di sessione il mercato tende a questa tendenza a scendere, mentre invece nella seconda parte della sessione tende poi a rimbalzare, quindi a recuperare il terreno perduto. Questa strategia è un po' più complessa, si basa su un time frame a 60 minuti, quindi barre orarie, e attenderemo per quanto riguarda il lato long una rottura della barra precedente se questa rottura avverrà in una time window prestabilita, time window che sarà dalla 16ª barra e la 17ª barra, quindi evidentemente se tra queste due barre avverrà un breakout della barra precedente, allora entreremo long. Viceversa invece per lo short, che entrando in ore notturne, perché la time window partirà già dalla 6ª barra e durerà per altre 3 ore, il breakout sarà diciamo più difficile da validare, perché chiaramente nelle ore notturne non vedremo dei movimenti chissà che importanti e che quindi danno delle indicazioni più o meno importanti, perciò attenderemo la rottura di un canale delle ultime 4 barre, non solo dell'ultima barra come invece avveniva per il lato long. Questa strategia, come dicevamo, ha veramente funzionato alla grande nell'ultimo anno. Da notare come l'equity curve solamente riguardante il lato long abbia perso, mentre invece quella short ha funzionato davvero molto molto bene. Questo a fronte anche di un buy and hold che sicuramente è stato negativo nel 2021 e che quindi ha permesso a questa strategia, soprattutto al lato short di questa strategia, di approfittare di questi movimenti. Andiamo a vedere anche l'annual, che era quello di cui volevo parlare. Vediamo che nel 2021 ci sono state 86 operazioni che hanno portato un profitto di quasi $15.000. Questi risultati sono già al netto di commissioni e slippage. Provateci anche voi, è una strategia che potrà sicuramente pagare e poi in uno dei prossimi video proveremo insieme proprio a creare una strategia sull'oro di breakout su barre orarie, perciò mi raccomando non perdete anche i prossimi appuntamenti. Passiamo ora alla prossima strategia che voglio mostrarvi, come detto è simile, diciamo si basa sullo stesso concetto di fondo, il bias che vige su questo mercato che prevede un rialzo dei prezzi nella seconda parte di sessione, un ribasso diciamo delle quotazioni nella prima parte della sessione. Questa strategia, a differenza della prima, entra molto più spesso, quindi non avrà bisogno di alcun tipo di diciamo breakout, quindi alcun tipo di conferma a quello che già è il bias di fondo di questo mercato. Quindi entrerà semplicemente se il mercato non è in situazioni di eccessivo ribasso per entrare long e viceversa per lo short. Quindi se il mercato non è in situazioni di eccessivo rialzo, allora potremmo entrare short. In questo caso ci basiamo proprio su delle regole assolutamente
ormai che potremmo dire collaudate, ovvero entreremo long alle ore 10, sempre orario dell'exchange, quindi in questo caso siamo sul gold e perciò orario di New York, mentre invece i trade short inizieranno già alle 2 del mattino, sempre orario dell'exchange. Chiuderemo poi i trade long alle 5 minuti prima degli ingressi short, quindi alle 2 meno 5 di notte, e chiuderemo invece le posizioni short alle 10 meno 5, quindi 5 minuti prima di entrare long. Anche questa strategia veramente semplice, perché comunque si basa su dei semplici orari, ha effettuato, come vi dicevo, più trade della strategia precedente, 143 in un anno, quindi sono parecchi. Ma vediamo che è riuscita ad apportare dei profitti davvero molto molto buoni, cosa che invece nel 2020 questa strategia aveva diciamo fatto più fatica, zoppicato un pochettino, ma nel 2021 vediamo che si è ripresa alla grande. Perciò non vi resta, ragazzi, che provarci anche voi. Qua vediamo anche l'equity line della strategia, che vedete ha raggiunto i picchi di equity. È una strategia che ha funzionato molto bene, che dura da parecchio tempo su questo mercato. Provateci anche voi, provateci sia con il breakout di barre orarie, sia con i semplici orari come condizioni di ingresso. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Mi raccomando, lasciateci un bel mi piace, cliccate sulla campanellina e iscrivetevi al canale. Vi lascio anche un link a un webinar del 4 volte campione del mondo di trading Andrea Unger, che vi spiegherà passo passo come proseguire il vostro cammino per diventare autonomi sui mercati finanziari. Grazie dell'attenzione e per essere arrivato fino qui. Con l'occasione ti porgo anche i miei migliori auguri di buon anno. Alla prossima!